La visita al Museo Nazionale delle Belle Arti di Buenos Aires mi ha dato occasione di contemplare da vicino la più importante opera di Pietro Negroni, principale artista calabrese del Cinquecento. Questa è il Matrimonio Mistico di Santa Caterina, quadro realizzato nel 1554, di cui nulla si sa del luogo in cui fu custodito per oltre tre secoli, fino a quando, nel 1911, non apparve in Argentina. Ecco perché si può parlare di capolavoro ritrovato. Dove? Nel Museo Nazionale delle Belle Arti di Buenos Aires, risulta inventariato al numero 2857 come donazione da parte di Carlos de Madariaga e di sua moglie Josefa Anciorena. Etichettato in Italia nella corrente del manierismo, Pietro Negroni fu rivalutato proprio in Argentina, dove, nel XVI secolo, è visto come palingenesi, rinascenza, rinnovamento, piuttosto che epoca rivolta a riprodurre i modelli del passato. Ecco la data, 1554. E Bodas Mysticas de Santa Catalina, Matrimonio Mistico di Santa Caterina, olio su tavola 139x109 cm di Pietro Negroni, è considerata fra le opere rinascimentali che meglio introducono il passaggio all'età moderna.